Bella a tutti ragazzi, sono Medino e bentornati qua sul mio canale con un nuovo video. Siamo tornati ragazzi oggi con un video che già vi avevo preannunciato un paio di giorni fa. Siamo infatti non in live ma qua con un commentary per andare a parlare di quella che fino ad adesso, dopo un po' di giorni che è uscita la beta, preannuncio che sto facendo questo video domenica, quindi un po' di giorni fa perché poi parto, quindi lo sto facendo prima, è a parere mio quella che è l'arma più forte del gioco, che ho provato finora. Non dico più forte sotto ogni punto di vista, ma quella forse un po' più completa, che più si addice a candidata di miglior arma su questo gioco. Sto parlando, ragazzi, del fucile tattico Hoplite 3. Ragazzi, quest'arma è davvero davvero molto molto particolare. Ricorda come, diciamo, movenze, struttura, un misto tra quello che è l'AUG di MV2, se non vado a sbagliare, cioè il FAMAS di MV2, sì, l'AUG, ho detto l'AUG perché il FAMAS di MV2, l'XR2 di Black Ops 3 ed in parte, ma proprio poca, quelli che sono i vari M8 dei Black Ops. Però questo perché? Perché è un fucile a raffiche, è un fucile a tre raffiche che si colloca appunto nella sezione dei fucili tattici, quindi non si può definire un fucile d'assalto né una mitraglietta, non so neanche se può essere definito cecchino, non può essere definito praticamente nulla. Sta di fatto che è comunque un'arma che dà l'opportunità non solo di dare comunque una o due raffiche che negli uno contro uno magari, che avendo comunque l'arma una cadenza abbastanza alta non sono tante, bensì ti offre una stabilità nello sparo anche dalle lunghe distanze che va a contraddistinguere quest'arma dalle altre, facendola risultare quasi perfetta sotto ogni punto di vista. Una volta che si inizia ad impararla come si deve, si riesce davvero a fare dei partitoni. Se non l'avete ancora provata, ragazzi, e dovete ancora sbloccarla, quando la sbloccherete non aspettatevela così come la state vedendo adesso. Infatti, per chi non dovesse saperlo, quest'arma quando la si prende all'inizio, la prima volta che la si va ad utilizzare, ha praticamente il mirino grosso incorporato, tipo il mirino mezzo da cecchino, se così vogliamo dire, e la prima volta che l'ho usata anche io ho detto, porca vacca, come fa questa ad essere considerata un'arma o tipo un fucile d'assalto, sembra il P06, solo che nel momento in cui gli si va a mettere il mirino intrinseco, che da quello che posso benissimo notare è una variante o hanno cambiato il nome al mirino Ole, va a dare all'arma le sembianze, ma anche le sembianze sotto un punto di vista tattico e tecnico, so, tattico che è tipo il mix, di un fucile d'assalto. E questo, quando viene imparato ad usare nel migliore dei modi, diventa davvero davvero una bomba. Anche perché, ragazzi, vi dirò di più, come avete potuto benissimo notare, su questo gioco gli accessori per le varie categorie di armi cambiano. Ad esempio, non per tutti i fucili d'assalto c'è il silenziatore, non per tutti i fucili d'assalto c'è il mirino intrinseco, non per tutti i fucili d'assalto c'è per esempio il calcio regolabile. Infatti per lo SCAR di cui parlavo nello scorso video non è presente né il mirino intrinseco, né il silenziatore, né il calcio regolabile. Per quest'ultimo invece il silenziatore non l'ho ancora notato, però è presente calcio regolabile, che è davvero molto importante per un'arma di questo tipo, per muoversi più velocemente in modalità mirino, sia anche il mirino, come potete ovviamente notare, e anche, penso, il silenziatore. Non vorrei dire una cavolata, ma penso di sì. Quindi diciamo che, oltre ad essere un'arma forte, che comunque si addice al meglio a quelli che sono il mio modo di giocare e comunque i miei movimenti nella mappa, ha anche gli accessori che più si addicono al mio stile di gioco, quindi è un'arma che davvero, devo dire, mi piace molto. Ovviamente, ragazzi, questo video si chiama l'arma più forte del gioco, con un punto di domanda. Questo perché? Perché ovviamente è un mio parere personale, per ora, per quello che ho provato io. Ovviamente io e voi 5.000 persone che vedrete questo video abbiamo giocato a questo gioco in maniera diversa, magari alcuni di voi sono gente che corre di più, alcuni che corrono di meno, alcuni che preferiscono giocare in maniera più cauta, alcuni che preferiscono attaccare di più, quindi non esiste secondo me un'arma che riconduca tutti a dire sì, questa è l'arma più forte del gioco, perché per ogni stile di gioco c'è un'arma che più si addice. Poi, quando arriverà l'arma definitiva, come magari poteva essere l'N94 che si addiceva al gioco di praticamente ogni persona, allora quella può essere reputata l'arma più forte, così come la CR. Ma penso che dopo 3 giorni di beta sia abbastanza difficile aver già trovato, identificato un'arma con accessori, specialità, che vada ad addicersi a praticamente
tutte le modalità di gioco e tutti gli stili di gioco. Quindi questo, a mio parere personale, è un'arma con cui mi sono trovato davvero molto bene e che vi consiglio assolutamente di provare, perché è davvero davvero una bomba. Io spero davvero tanto, raga, che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Se è così, mi raccomando, lasciate un pollicione verso l'alto, un commento se non lo siete ancora, iscrivetevi al mio canale che fa sempre sempre molto piacere. Noi ci troviamo come sempre in questi giorni con un nuovo video. Per oggi da venire tutto e bella.